Ciao, sì, sto tenendo la fotocamera in mano e controllando dallo specchio se sono a fuoco. Ho un cappello in casa, tutto perché non ho voglia di mostrarvi i miei capelli orridi. Ora, questa è l'introduzione per per introdurvi il video in cui ho realizzato questo. Si vede? Si capisce cos'è? È un orologio. Che praticamente della quale praticamente ho rifatto il cinturino. E spero vi piaccia. Fatemi sapere se avete altre idee sul DIY che magari vi piacciono e potrei provare a realizzare. E, ciao. Ho provato a sistemare la telecamera in modo diverso. Spero sia leggermente migliore rispetto allo scorso video. Per chi non avesse visto il video precedente di DIY, sì, do it yourself, fai da te in italiano, vi do una notizia fantastica, andate a vederlo, perché lì mi taglio il dito con una forbice da barbiere, perché non avevo le forbici dalla punta arrotondata. Ora sono uscita, sono andata a comprare le forbici dalla punta arrotondata. Gne, gne, gne. Poi arrivo a casa, apro i cassetti e trovo due forbici, dico due forbici dalla punta arrotondata, una rossa e una blu. Vado a dare un nuovo aspetto al mio vecchio orologio, a un mio vecchio orologio. L'orologio in questione è questo qua, non so se lo vedete, della quale già ho tagliato le due fibbie, come si chiamano? Non lo so. Il cinturino, di cui ho tagliato il cinturino sia sopra che sotto, perché ormai era abbastanza vecchio e degradato, quindi ho deciso di cambiare appunto il cinturino. Quindi vi serviranno ovviamente un quadrante che potete anche, magari io ho pensato di farlo, però non sono riuscita mai a trovarlo in un mercatino dell'usato, trovare magari un vecchio orologio che vi costerà tipo 2-3 euro, massimo 5, e ne ricavate solamente il quadrante, lo tenete da parte. Poi utilizzeremo de delle cose per decorare ovviamente il mio cinturino. Ovviamente non solo queste, ne prenderò altre dalla mia scatola magica che è qui, che forse, di cui forse vedete solo la chiave. E poi ovviamente ci serviranno le forbici dalla punta arrotondata, quelle mastelle. Vi faccio entrare dentro la mia scatola magica. Questa è la mia scatola magica. Questa scatola è una scatola di legno molto molto bella che mi ha regalato il mio ragazzo, che ha restaurato insieme al suo papà, alla quale tengo veramente molto. E quindi ho deciso di riempirla con quello che mi piace di più fare, cioè creare. Ho deciso oggi di utilizzare dei nastri più che altro per fare il cinturino. Quindi, visto che ho questo qui che è un simil pizzo, non so, non è proprio pizzo, mi prendo questo qua che mi piace un casino. È un cordoncino tipo di velluto, non so, di simil pelle vellutata. No, ok, non so come si chiama. E poi volevo utilizzare delle perline, quindi prendo un filo bianco, visto che userò questo qui bianco. E le mie perline sono qua dentro. Qua ci sono tipo un milione di perline. Un milione no, sono tante perline, ma io penso che andrò a utilizzare queste qua piccolissime bianche, simil perle. La primissima cosa che faccio è creare il mio filo di perline. Un modo interessante di inserire le perline all'interno del filo, che può essere anche divertente. Inserite l'ago all'interno della vaschetta, potete provare a fare a caso, vedere cosa viene su, oppure potete stare un po' più attenti e tirare su qualche perlina direttamente da qua, così voi non dovete neanche cercare di prenderle le perline con le mani.
perline. Adesso vado a comporre il mio cinturino e ho deciso di fare una treccia con questi tre fili, cioè quello verde, questo beige e quello di perline. Vado a fare la treccia e poi ci penso, vediamo cosa succede. Allora, ho fatto un mezzo casino con la treccia per il cinturino dell'orologio, praticamente non riesco a bloccarla bene. Nel frattempo mi è venuta un'idea per modificare ulteriormente un'altra idea per modificare il cinturino del nostro orologio. Ho preso un vecchio bracciale e praticamente l'ho aperto nella metà. È un bracciale a catena, quindi ho semplicemente aperto due maglie a metà del braccialetto e l'ho inseriti qua dentro, vedete questo spazio che c'è nel fondo del quadrante. E basta, semplicemente questo, e dopodiché l'ho basta, cioè si può indossare proprio come se fosse un normale braccialetto. Sono riuscita a riparare a quel piccolo errore che ho fatto nella treccia. Adesso voglio andare a mettere la treccia sopra il nastrino di similpizzo, quindi andrò a cucire la treccina sopra al pizzo. Finito di cucire la mia trecciolina sul pizzo, sul nastro di pizzo, vado a fare effettivamente il cinturino. Quindi infilo un'estremità all'interno di questa fessura che mi dà il quadrante. Vado a praticamente unire il pezzo di nastro che mi esce sotto con quello sopra, a formare una specie di asola, come si può chiamare? Sì, uno spazietto, una cosa del genere, in modo che si incastri così. Però invece di attaccarla con la colla, la vado a cucire. Quindi adesso questo è il risultato, cioè praticamente l'ho cucito qua dietro, vedete? Per la chiusura ho pensato ad una cosa, la cosa più semplice che potessi pensare, ovvero di attaccare alla fine del nastro una chiusura, una semplice chiusura del tipo quella dei braccialetti. Allora, finalmente ho completato il cinturino. È stata una fatica pazzesca, voi non lo sapete perché non avete visto niente, ma ho dovuto accorciare tantissimo il cinturino perché ho un polso veramente piccolo. Poi ho applicato al fondo questa chiusura normale di un braccialetto e questo è il risultato finale. Questo è quanto, spero che l'idea vi piaccia e possiate trarne qualche altra idea per voi. E ciao ciao.